Salve a tutti cari ragazzi Alfa Gamer, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui, come potete notare, con due case, due schede madri, due alimentatori, due schede video, due hard disk, ma un processore. E con Ares. Meglio non dire perché c'è un processore solo, perché... Allora ragazzi, partiamo elencando i componenti e dicendovi il budget. Sono due PC che per rifare le di case e di schede video, e l'abbiamo fatto apposta perché poi andremo a benchmarkare, in quanto il resto dei componenti sono identici, si differenziano a 700-750 euro, poi dopo dipende molto anche dal valore dei componenti che avranno nel tempo, in base anche al simpatico cambio euro-dollaro, come vuole andare, perché ha fatto schizzare alle stelle ogni prezzo di ogni componente. E quindi siamo qui con rispettivamente i case, un Sharkoon VS3V e un Corsair Spec 01. Poi schede madri, ASRock, ormai ci conoscete, ci piace ASRock, costa il giusto e ha il giusto. Non abbiamo avuto mai problemi, tranne una che adesso è in RMA. Prima volta da 2 anni che abbiamo avuto problemi, sì, con le ASRock, sì. Anche di più forse. No, sono 3 anni che ho fatto la prima ASRock, mi sembra ormai. Comunque, è tanto tempo e mai avuto problemi, tanto perché per questo continuo a scegliere ASRock, sinceramente. Bando alle ciance, abbiamo 2H97M Pro 4, ne abbiamo ovviamente due, e abbiamo scelto la versione M principalmente perché ci piaceva di più i connettori dietro. Non vorrei sbagliarmi, ma la versione non M non aveva l'Intel Gigabit Ethernet, ma aveva una Realtek Gigabit Ethernet. Sì, Ethernet. Se non erro, aveva anche uno slot V6S per solo che ci serviva per montare dopo in successivo su un altro PC una scheda di rete, certo. PCI Express. Sì, una scheda di Wi-Fi, ok. E però comunque sono delle ottime schede madri, secondo me. Ovviamente H97 perché processori non K e non ho bisogno né di overclock né di nient'altro. Sono dei PC da gaming su fascia, diciamo, medio alta, diciamo. Non è l'assemblato dell'altra volta che arrivava a 1200, ma non è neanche l'assemblato da 300 euro che abbiamo fatto un po' di tempo fa, ok? Come alimentatori che sono sotto, spero li vediate, se li vedete, sono due identici, sono dei Thermaltake FE da 530 watt, modulari, full modular, giusto? No, hanno, mi sembra, la TX che è fisso. Semi modular, ok. Da, sono dell'87% efficiency, sì, quindi... Sono dei bronze da 530 watt, non okay. Bronze, 3 anni di garanzia. Certificazioni che più ne ha più ne metta. Questo l'abbiamo testato e ritestato, va benissimo, sì, anche sì. Con una 970 riesce a sopportarla decentemente. Sì, non c'è un problema. Poi abbiamo le schede video, rispettivamente per il PC che costa un pelo di più c'è una 960 GTX, qui abbiamo una MSI da 2 giga con la versione OC Edition, quindi dovrebbe avere un clock lievemente più alto rispetto al normale. E per la parte AMD abbiamo una una Sapphire R9, sì, 280 Dual X. Per le RAM, come ormai di consueto anche queste, sempre abbiamo Corsair Vengeance Pro da 8 giga, 2x4. Sì, 2x4 1600 MHz, va bene. E poi abbiamo due hard disk, sono DVD blu da 1 TB. E i processori devono essere identici e dovrebbero essere degli i5 4690, ma uno non è arrivato. Ok, niente, io partirei adesso come sempre, come di nostro consueto, con la panoramica sui vari componenti e poi con l'assemblaggio. Bene ragazzi, siamo qui col case, è lo Sharkoon VS3V, qui. Partiamo dalla dotazione di porte frontali, abbiamo due USB 3.0, poi abbiamo power e reset, abbiamo due i connettori audio frontali ovviamente, i vari LED di accensione e di saldo dell'hard disk, abbiamo 3 slot da 5.25, uno slot addirittura per floppy, ma più che altro per card reader, perché mettere i floppy adesso mi sembra un po' strana come cosa, e beh, davanti penso c'è una ventola illuminata verde lì davanti. Ok, qui davanti, ventola illuminata verde. Da 120. Bene. Passiamo al lato. Chiuso, è bombato e è buono per il cable management. Sì, ma io ho sbagliato il lato, volevo aprire questo. Mi sa che mi serve un cacciavite. Abbiamo qui il buon Ares che ci aiuta come sempre. Madonna, quanto le ha strette. È solo il primo mezzo giro. Sì. Oddio, saltano le viti. Ok.
Abbiamo il laterale, possiamo notare già i cavi per l'audio, deduco, sì, la C97H di audio, bene. Tutti i cavi frontali abbiamo qui. La ventola che a mio malgrado ha uscita Molex, quindi qualcuno mi odia profondamente perché sono ventola e non PVM. E questa cosa un po' mi dispiace, sinceramente. No, c'è anche il connettore normale. Anche? Mi sembrava che ci fosse il trapino. Perché c'ha il Molex? Scusami. C'ha anche il Molex. Ma va bene, grazie Ares per questa. Ma no, io l'ho già montato al muro di mia sorella, per quello lo so. Ok. Abbiamo una USB 3 con un ponte USB 2. Qua. Più abbiamo dietro lo spazio per l'alimentatore qua. Una mini ventola da 120, mi sa, sì, dotta. Il ponte USB 2 è esclusivamente per l'alimentazione. Ok. E questa invece ventola da 80? Sì. Ok. Poi qui abbiamo tutti gli slot per l'espansione con questo rapido, diciamo, bracket, mi sembra, lo chiamino, con la vite per fermare rapidamente le schede senza bisogno di usare 20.000 viti, con una vite fermate tutto. Non mi sembra ci sia altro da far notare, se non qua c'è addirittura il taglio per gli SSD o per gli hard disk comunque da 2,5, quelli più piccoli del tipo portatili. E beh, dovrebbe essere tutto, non noto nulla di particolare. Più che altro qua avete già visto gli sganci rapidi per gli hard disk, per gli lettori, non per gli hard disk, scusate, e montaggi inclinati per gli hard disk, in modo qui sia per lo sgancio rapido e qui per un cable management, diciamo, migliore. Sì, diciamo che è un case da 30 euro e vale quello che costa, cioè certo. Fa gravemente il suo lavoro. Quasi un pelo di più forse, perché comunque non è proprio malaccio, insomma. Ma rispetto a quelli da 18 che prendiamo di solito, direi che è meglio. È meglio. Niente, qui manualistica, viti varie, c'è anche il buzzer, quindi c'è tutto. Beh ragazzi, io passerei al prossimo case. Ok ragazzi, siamo qui con lo spec 01. In questo caso la manualistica era direttamente nel case ed era lasciata a parte. E niente, questa la mettiamo subito da parte. Cosa abbiamo? Questo direi che ha un'area un pelo più solida. Con questa griglia qua davanti, non ha slot per card reader, floppy o che altro. Però ha due slot da 5.25, reset, power, USB 3.0, 2.0, LED di attività dell'hard disk e i connettori per l'audio frontali, microfoni, cuffie. Poi passiamo direttamente al sopra, qui che c'è qualcosa sul sopra. Abbiamo lo spazio per due ventole da, non so, magari 120. Mi corregge 120, ok, mi correggiate perché stavo per dire da 80. Anche dietro 120. E dietro sempre 120. Anche qui easy bracket per gli slot. Questa volta questo è rinforzato con due viti e non una sola. Alimentatore in basso, sotto tra l'altro filtro comodo per la polvere. Cosa niente male visto il prezzo del case. Tra l'altro mi sa che è anche magnetico, perché lo sento andare oltre. Sì, è magnetico. E vabbè, qua riara io. Andiamo ad aprirlo. Questa volta questo ci riesco anche con le mani. Niente cacciavite. E vediamo un po'. Belle ste viti. Qua abbiamo innanzitutto ovviamente la finestra laterale. Mi ero dimenticato di citarla, anche se si sta già rimuovendo la pellicola di protezione. Ovviamente sganci rapidi Corsair per i 525. Non potevano mancare i carrellini con addirittura 4 montaggi per hard disk da 3,5 o c'hanno le viti per quelli da 2,5 SSD o hard disk da 2,5. Poi abbiamo davanti una ventola Corsair, ovviamente, rigorosamente Corsair. Poi abbiamo i connettori ovviamente per le porte per i frontali, per le porte USB frontali. Qui abbiamo in un carrellino, come è classico Corsair, ormai ci ho abituato, 750D, 450D. Mi servirebbe un qualcosa per tagliare. Se la regia può cortesemente fornirmi. Hai nulla? Vediamo se la regia ce la fa. Intanto io la riassemblo qua. E niente, qui abbiamo nulla di particolare. Dicevo già, sganci Corsair già citati. Qua abbiamo la ventola, questa è direttamente. Già direttamente la ventola 3 pin, niente di particolare. Ok, la regia ce l'ha fatta. Grazie regia. Qui abbiamo in più, come classico Corsair, delle fascettine. Abbiamo un sacco di viti infinite. E non noto il buzzer stavolta. Vabbè, poco male. Non lo useremo. Va bene, per lo spec 01 di Corsair è tutto. Passerei ora alle schede madri. Bene ragazzi, siamo qui con la ASRock H97M Pro 4.
Allora, possiamo innanzitutto notare già solo dei loghi fuori che supporta il classico app, l'Asrock App Shop, ha la tecnologia DigiPower e vabbè, Intel Gigabit Ethernet, questo perché, se no, come ho detto prima, se non ricordo male, la versione non M monta una scheda 6 gigabit ma di Realtek, con un chip Realtek. LNA Audio Caps, questo è per un migliore isolamento del circuito audio per evitare frusci e disturbi di sottofondo. E vabbè, loghi Intel, dei processori chipset e AMD Crossfire ID, ma non dobbiamo fare né Crossfire né Sly. Andiamo ad aprire la scheda madre, troviamo la puzza di plastica che porta via la Yoshield. Abbiamo inutile CD-ROM con dentro, dovrebbe esserci lo sticker da qualche parte. Licenza gratuita di Norton, se vi interessa, ve la regalo. Solo 30 giorni di prova, quindi neanche gran licenza, mi sembra, di 30 giorni. Poi abbiamo la Quick Installation Guide. E non c'è il manuale della scheda madre? Non abbiamo il manuale della scheda madre. Strana scelta da parte di Asrock. L'hanno rubato col processore. Speriamo di no, ma la strana scelta è di non trovare il manuale della... Oddio, questa cosa mi sa molto strana. Comunque, proseguiamo intanto. C'è anche nell'altra, non c'è. Ok, non c'è in entrambe, quindi mancano i manuali. È un dato di fatto. Probabilmente mancano perché verranno sicuramente forniti in formato digitale. Va bene, ormai c'è questa usanza. Però, se io ho il PC che non mi parte più, il manuale da CD non lo leggo. Questo è un dato di fatto. Va bene, comunque, abbiamo due cavi SATA certificati per SATA 3 a 6 gigabit. 6 gigabit. Capito? Uguale, non c'è bisogno di fossilizzarci. Togliamo la scheda madre per farvela vedere bene. Usiamo il... completamente... Ah no, eccolo dove si apriva. Ok. Analizzando gli slot della scheda madre possiamo notare che monta due PCI Express e due PCI, di cui un PCI Express a 16 lanes e un PCI Express a 4 lanes. Invece, analizzando i connettori sul fondo, notiamo una presa seriale con un EtherCom, una LPT, quindi addirittura una parallela, un connettore per il TPMS della Intel, l'Intel TPMS, due USB, due Ether USB 2.0, un connettore TB1, una chassis fan, un attacco per il front panel e un attacco per lo speaker. Poi qua apriamo il BIOS RAM chip e qua clear CMOS, batteria e la chassis fan 2, ok. Andando ad analizzare quest'altro lato troviamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 porte SATA 3, non poco direi, 6 porte, giusto, la giusta secondo me quantità anche per una scheda madre, diciamo, di fascia un pochino più bassa se paragonata con la Z97 Extreme 4 con cui solitamente ci troviamo a fronteggiare. Abbiamo leader per il front USB 3.0, l'attacco ATX e subito dietro 1, 2, 3, 4 slot DDR3 fino a 32 giga mi sembra di RAM, sì, fino a 32 giga in DDR3 ovviamente. E invece sulla parte alta troviamo il CPU fan 1, CPU fan 2 e il power fan. E troviamo inoltre il connettore per dare alimentazione alla CPU. Qua troviamo il socket 1150 e per, diciamo, la scheda madre sopra è finito. Ora andremo a guardare il rear, dove troviamo un PS2 combo, due USB 2.0, uscita VGA DVI-E, poi abbiamo un HDMI, una 2.3.4 USB 3.0, una Intel Gigabit e una scheda audio, dovrebbe essere Realtek, a 7.1 con uscita anche ottica. E passiamo al processore. Un Intel Core i5, come ho detto prima, 4690, un 1150. Sboxiamolo rapidamente perché non cambierà molto da qualsiasi altro processore Intel. Manualetto con sticker Intel, dissipatore stock e ovviamente processore, niente di più, niente di meno di qualsiasi altro packaging Intel. Oddio. Passiamo subito, già che abbiamo uno solo, passiamo subito alle RAM,
del Corsair Vegas Pro da 1600 MHz, un kit da 8, 2x4, e vabbè, colorazione blu, ma come già sapete, vi rifaccio vedere, ormai l'abbiamo fatto già vedere anche nell'altro video, il sopra è removibile, quindi potete anche rimuoverlo, rimuoverlo, magari verniciarlo, che ne so, cambiarlo, non so se sono già in vendita, perché dovrebbero andare in vendita tecnicamente la parte superiore con altri colori, in modo da poterlo modificare. Magari se andate a cambiare scheda madre, ne mettete una rossa, potete cambiare sopra e mettere semplicemente una placca in metallo rossa, o non so, verde, che ne so, dipende da scheda madre magari, o altri componenti andate a montare nel vostro PC. Eccoci qui, ora con la scheda video, una GTX 960 MSI 2 GB ovviamente, GDDR5, PCI Express 3.0, OC Edition. Allora, iniziamo subito citando un po' di tecnologie Nvidia che supporta questa bellissima scheda, ovvero il GameStream, il GameWorks. Valletta, conosce GameWorks? Sì, è quello dei peli di The Witcher 3. I peli di The Witcher 3? È per praticamente i fili d'erba, i peli, i capelli, quelle cose lì. Ok, abbiamo appena preso da Ares, che serve per i peli. Ok. Tecnologia G-Sync. Supporto alla nativa DirectX 12. Andiamo ad aprire innanzitutto. Ah, c'è proprio aperto dall'altra parte. No, lì. No, c'è il trucco, c'è il trucco. C'è il trucco, c'è l'inganno. Io odio queste scatole perché mi odiano tendenzialmente loro. Ok, non abbiamo più spazio tra un po' per appoggiare la roba, ma va bene. Quanto? Che cazzo? È bianca! No, più che altro abbiamo una scatola di... Lì ci sono i cavi di solito. Vediamo un po'. No, aspetta, aspetta, che guardiamo questa. Ok, qui abbiamo l'adattatore. Lo danno ancora in dotazione? Non so come è stato caso. Un Deflian di Quick User Guide. E il CD-ROM inutile MSI. Non c'è nient'altro. Guardate Tamarra. E qui abbiamo la scheda video. Abbastanza sì, Tamarra Raider. Tra l'altro supporta anche lo SLI, quindi non male, sì, sì. Anche se non ha molto senso. E diciamolo, i copri connettori rossi non li avevate mai visti da nessuna parte. Comodissimo. Sì. Dovrebbero esserci 3 DisplayPort e un HDMI, se non sbaglio. Sì, che ecco, però sono interi. Sì. Non so perché lo mette a metà. Sì, ma lo fanno così quasi tutte. Sì, lo so, anche mi sa la cosa. La... E questo è un DVI D. Mi sa che lo fa anche la... No, I, scusate. I? Sì, sì, DVI I. È solo... è quello che è doppio. Allora, la scheda madre era un DVI D. E infatti mi sembrava prima che ti do una cappella. Ragazzi, ogni tanto succede anche forse dell'abitudine. I D per me sono uguali ormai. Bene, io direi che... mi ricordavo che la I è quella che è doppia, la D è solo quella digitale. Sì, tecnicamente. E infatti la scheda madre non supporta adattatori da DVI a VGA. Beh, ok, questa è la 960. Spostiamo un po' qua, scusate, sto facendo una pila enorme e non si capisce più niente. E ora passiamo alla AMD R9 280 Dual X. Andiamo ad aprirla. Sarà fuori camera, un pezzo, ma è lunga, è fatta al contrario. E poi preferisco molto di più il packaging dell'Nvidia, sinceramente. Mettila vicino così facciamo anche una comparazione di dimensioni dopo. Sì. Mentre il ormai voluto nominare Valletto, io ormai lo chiamerò Valletto Ares, prende l'altra. Abbiamo stickerino Sapphire con... scusate, non si vedeva, con CD Sapphire. Tremendo, via. Prima cosa che sparirà, anzi, andiamo qui che stiamo mischiando troppi CD. Poi abbiamo manualetti vari del Sapphire Club, tecnicamente. La gold, l'iscrizione gold. Qua sotto abbiamo camiseria, cavi per Cross Fire X. Ma non c'è solo il Fire X ormai? Perché danno ancora i cavi Cross? Questa no, ancora ce l'ha. Ma non era indipendente? La 290 ce l'ha quello senza cavetti, non so perché. Ok, e supplementi di alimentazione vari per la scheda. Chiudiamo un attimo. Lo mettiamo di fianco. E intanto richiudo la scatola. La dimensione è pressoché identica. Sì. Guardiamo connettori. Che io non vedo. Ah, ti vedo da lì. Cosa hanno di... Allora, DisplayPort, HDMI, DVI I,
Sì, e di VID. Di, sì. Devo dire che secondo me è più pregiata, a fattura, con questo effetto anche leggermente gommato, la 960. Fattura questa sembra nettamente migliore. Questa è esattamente identica come estetica alla 270X che abbiamo montato sul PC vecchio. Però notare la differenza di alimentazione che richiedono le due schede è notevole. Cioè, questa praticamente ha il due doppio. Connettori da 6 pin e questa ce n'è solo uno. Queste sono molto più... Questa, scusate, la ce l'avevo fuori camera, è molto più low power rispetto a questa bestia qui, eh. E notate anche la dimensione delle ventole superiore, eh. Cosa non da poco, secondo me. Da quanto abbiamo visto su internet, più o meno i benchmark, li vince di poco questa, ma io ne dubito fortemente, quindi lo andremo a verificare. Lo andremo a verificare tra qualche giorno, diciamo, per voi. Per noi magari sarà anche qualcosa di meno, però diciamo tra qualche giorno. Questa, se con la DirectX 12 riusciranno a sfruttarla meglio, ha 1 GB di RAM in più. Questa ne ha 3, a differenza dei 2 di questa, quindi... Però questa non avrà un supporto full alla DirectX 12, ma solo un half support, mi sembra, un supporto non completo delle sì, API. Sì, perché è nata parecchio prima dello sviluppo del DirectX 12. Non era solo il fatto di essere nato, ma proprio la natura del processore grafico, più che della scheda in sé stante. Perché sennò bastava una revisione nuova con un processore diverso e lo supportava benissimo, per esempio. Però questo è quanto, quindi... Le hanno rifatte. La serie 390 sono uguali a queste, 380, 390. Sì, la rifatte, ma monta lo stesso processore, quindi per me il problema sarà lo stesso. Poi non lo so, non sono un progettista AMD e non lo sarò io a dirlo. Passiamo anche sull'alimentatore. Agli alimentatori. È un bel hard disk. L'hard disk ve lo farò vedere al volo. Pesa. Vi devo dire, ragazzi, che pesa. Ok? Scusate, ragazzi, stiamo cercando di fare tutto, non diciamo un po' di fila, ma col minimo dei tagli. È dovuto al fatto che siamo... Il solito posto dell'ultimo video, ma è un caldo pazzesco oggi, quindi stiamo scappando di casa, stiamo cercando di ridurre ai minimi termini le interruzioni, purtroppo, quindi scusate se saremo un po' di... E siamo in ritardo sulla tabella di marcia per colpa della consegna, e un PC, prima di una settimana non riusciremo a consegnarlo perché il processore ancora deve essere riordinato, perché non si capisce dove è finito quello sparito, quindi bene ragazzi. Allora, bando alle ciance, abbiamo un bellissimo... Oh! Abbiamo un portacavi con dentro i cavi con la testa rossa. Rossa perché si distinguono per punto di collegamento sull'alimentatore. E questo portacavi è veramente veramente bello e comodo. Mi avvicino un po' così vedete meglio. Poi abbiamo puzza di plastica, manualistica varia. Qua abbiamo okay, il classico connettore e cavo di alimentazione compresa tedesca Schuco. Ormai è diventato un classico dei Thermal Take. Abbiamo l'alimentatore in se stesso. Ci dovrebbero essere anche 4 viti, se non erro. Non qui. Probabilmente saranno o qui dentro e non me ne sono accorto o attaccate lì. Di solito le danno sempre. Qui non ci sono le 4 viti. Ok. Le troveremo. Avevo ragione io. È un semimodula. ATX e CPU, alimentazione CPU separate. Però qui vedete, divisi per colori, abbiamo i vari connettori, per CPU dovrebbero essere... No, qui sopra schede grafiche e questi qui sono per gli ISAT e cavoli vari. Schede grafiche sono quelli rossi. Ok, scusa, non riuscivo a leggere perché sono un po' all'incontrario. Comunque ripetiamo certificazione... Vedi, PCI Express Connector, sì. C'è scritto, e questo è PATA SATA. Ok, ripetiamo ovviamente che è un bronze, quindi certificazione bronze, 87% di efficienza. Sì, un semimodulare per meno di 50 euro, diciamo che va bene. Veramente, veramente. Bene ragazzi, questo è l'hard disk, VD Blue intero ormai lo conoscete, quindi non sto neanche a soffermarmi sul fatto che sia un hard disk da 3,5 a 7200 RPM, e niente... Passiamo al montaggio.